Secondo la scrittrice Angela Levin, il duca di York, con l'aiuto di Diana, avrebbe complottato contro il fratello per estrometterlo dal trono. Dopo la morte della regina Elisabetta II, come da successione re Carlo III è salito al trono. In tanti speravano che il nuovo sovrano abdicasse in favore del figlio William. Tra questi anche un insospettabile all'interno della Royal Family. A riportarlo è la scrittrice Angela Levin nel nuovo libro dedicato alla regina consorte, Camilla, From Outcast to Queen Consort. Nel testo si viene a sapere che l'oppositore in famiglia di Carlo sarebbe niente di meno che il fratello Andrea, figlio prediletto di The Queen. Levin scrive che il duca di York complottò segretamente con la cognata Diana e la sua ex moglie Sarah Ferguson, amica di Lady Di, per cercare di impedire a Carlo di diventare re e consentire al principe William di salire al trono. In tutto questo Andrew avrebbe comunque avuto un ruolo di spicco, riservandosi il ruolo di reggente del nipote. Sembrerebbe anche che Andrea, destituito dal ruolo di reale senior dopo il coinvolgimento nel caso Epstein, abbia fatto pressioni sulla regina opponendosi anche al matrimonio tra Carlo e Camilla, dipingendo la donna come non degna di fiducia. Nel nuovo libro di Angela Levin si legge che il duca di York abbia cospirato con la principessa Diana per impedire a Carlo di diventare re. Il piano del duca di York era il seguente, scrive Levin, Carlo estromesso dal trono e Andrea nominato reggente se la regina fosse morta prima che William compisse 18 anni. Grazie alle dichiarazioni di un insider all'interno della famiglia reale, la scrittrice è venuta a sapere che Andrea ha complottato con Diana per mettere da parte il principe Carlo con l'obiettivo che il principe Andrea diventasse reggente del principe William.